Abbiamo due che comincia, Gesù, grazie. RSU. Buongiorno a tutti, mi chiamo Franco e sono RSU della CGL Enisma. Ma intanto abbiamo sentito parlare di alcuni temi, tra virgolette, alti, no? Che riguardano essenzialmente la politica e la capacità di chi dovrebbe esercitare il controllo su Smart di mettere in atto. Qua ci viene un po' dubbio, perché ci pare che molto spesso i comuni, che sono poi la proprietà e quindi i rappresentanti dei comuni nell'assemblea dei soci, in qualche modo siano subalterni all'azienda. In qualche modo, abbiamo visto i dati, approvano i bilanci senza fondamentalmente sapere cosa approvano. Questo perché dai bilanci Smart comunque ai comuni arriva una fetta di utili. Detto questo, noi siamo rappresentanti dei lavoratori e ci confrontiamo anche con altre tematiche che impattano direttamente sulla vita dei lavoratori, ma come dire, nel medio lungo periodo possono avere anche delle ricadute che riguardano il futuro di Smart. In primis noi abbiamo una grossa difficoltà con la nostra azienda, quello di avere delle relazioni industriali che sono puramente formali. Cioè in Smart ormai dal 2009, anno in cui c'è stato l'ultimo protocollo d'intesa sulle relazioni industriali, le relazioni industriali non scendono in profondità su quelli che sono i problemi dei lavoratori, che ripeto possono sembrare banali, ma nel rischio di avere un impatto sulla vita stessa di Smart. Le aziende più evolute stabiliscono dei protocolli di relazioni industriali con tempi certi, con tematiche certe, con modalità di discussione. Questo in Smart non avviene. E quindi non si riesce a parlare di quei temi che sono anche emersi durante gli interventi precedenti. Abbiamo visto come la progettazione di Smart venga fondamentalmente esternalizzata e venga l'appalto in toto all'interno senza alcun controllo da parte di Smart. In Smart il problema delle esternalizzazioni è un problema che sta emergendo con tutta la sua violenza. Ormai si esternalizza qualsiasi cosa, anche le attività che dovrebbero essere distintive di Smart ormai sempre più vengono date in appalto, molto spesso senza neanche un minimo controllo da parte di chi dovrebbe seguire le imprese esterne. Questo si traduce per le imprese che lavorano per Smart in applicazione di contratti che non sono quello di settore. Noi abbiamo un contratto di settore, al quale siamo giunti dopo lunghe lotte, che è il contratto Gasacqua. Questo contratto non viene molto spesso applicato alle aziende che lavorano in maniera consultativa per conto di Smart, e quindi lo sappiamo tutti, il risparmio sugli appalti viene fatto sulla pelle dei lavoratori in termini di qualità del lavoro e di sicurezza stessa. Se pensiamo, prima l'onorevole ha citato il codice degli appalti, se questa norma dovesse diventare operativa, avrebbe un aggravamento di questa situazione, e quindi come dire, i servizi che vengono dati in appalto avranno corrono il rischio di presentare ulteriori carenze sotto l'aspetto della sicurezza e della qualità del lavoro svolto. Noi ci battiamo per un'internalizzazione dei lavori, cioè il nostro scopo sarebbe quello di far rientrare in azienda tutte quelle attività che al momento vengono esternalizzate, perché questo vuol dire un aumento della forza lavoro in Smart, è un altro dei nostri obiettivi, l'incremento della forza lavoro in Smart. Attualmente Smart, anche perché ormai ha raggiunto, come dire, ha saturato l'ambito di competenza, non dovendo più fare acquisizioni, ha raggiunto un'occupazione che difficilmente si incrementerà, anzi
utilizzando il sistema degli appalti, noi vediamo il rischio di un calo della forza lavoro, ma soprattutto in quei settori operativi dove attualmente vi è un maggior ricorso all'esternalizzazione, non solo, come diciamo prima, se la progettazione viene affidata piuttosto all'esterno, anche le strutture degli ingegneri, quindi di progettazione, rischia di vedere il suo ridimensionamento all'interno di SMAT. Il rischio qual è? Nel medio lungo periodo che SMAT diventa una sorta, tra virgolette, di stazione appaltante, per cui si creano appalti su qualsiasi cosa e questo si traduce inevitabilmente in una riduzione del personale. Il turnover e il trasferimento delle competenze, ormai i lavoratori che hanno raggiunto l'età per andare in pensione vanno in quiescenza e si portano via l'esperienza maturata e le conoscenze. I giovani lavoratori, quando vengono assunti, se vengono assunti, vengono tra virgolette mandati allo sbaraglio, quindi non c'è nessuna trasmissione delle competenze e se c'è è minimale. Altre criticità che noi vediamo qua, c'è un crescente ricorso al lavoro somministrato, cioè in un'azienda come Smart che non ha picchi di lavoro improvvisi o attività spot per cui c'è necessità di una certa forza lavoro per quel determinato obiettivo, che sono quelle due causali che il determinato consente per l'utilizzo del lavoro somministrato. Al momento sono circa 45 lavoratori in somministrazione e sono lavoratori che ormai sono strutturali all'interno dell'azienda, non sono lavoratori che assunti per un progetto. Noi chiediamo la stabilizzazione immediata di questi lavoratori, è necessario che Smart utilizzi i lavoratori in somministrazione. Ormai cosa succede? Non vengono neanche più assunti da Smart, avviene il fenomeno di stop leasing, cioè Smart assume questi lavoratori, li tiene per un anno, se li giudica meritevoli li fa assumere alla società che fornisce il lavoro interinale, no? Scusate, da G-Group, e quindi loro diventano dipendenti di G-Group che lavorano in maniera stabile all'interno di Smart. Io penso che insomma i soci che dovrebbero esercitare il controllo dell'azienda potrebbero avere molto da dire su questa modalità di assunzione. Ci viene detto che il piano industriale ha esaurito la capacità di assunzione, c'è un regolamento interno che prevede tempi lunghi per l'assunzione perché non è possibile fare l'assunzione, è tutto vero, però è tutto superabile. Invece al momento in Smart continuano ad assumere personale con questa modalità. Bisogna avere certezza circa gli investimenti, perché gli investimenti è ora impensabile gestire una rete di distribuzione e fornire di Smart senza investimenti. Gli investimenti sono funzionali al mantenimento del servizio, alla garanzia del servizio, alla qualità del servizio, non solo i grandi investimenti, ma come dicevamo prima, soprattutto i piccoli investimenti per ridurre le perdite, come diceva nel primo intervento. Sarebbe molto più utile cercare di riparare e quindi di mantenere le condotte esistenti piuttosto che creare una nuova condotta, perché la nuova condotta è tanto un impatto grosso, lo vince una ditta magari non del territorio, mentre con le piccole manutenzioni si può favorire anche l'economia tra virgolette locale, facendo partecipare imprese piccole che possono svolgere l'attività di manutenzione e che poi si esporta se è richiesto collettore mediano, adesso per dirne una, dove gioco forza la grandezza dell'impresa ha la sua importanza, quindi rifarando le condotte esistenti si può favorire anche la piccola economia, locale. Inoltre si contribuirebbe tra virgolette da subito al contenimento delle perdite, quindi a una migliore gestione della risorsa che, come abbiamo visto, non è illimitata. A questo proposito, insomma, si è parlato di cambiamenti climatici, quindi è necessario che anche in Smart si prenda coscienza del fatto che i cambiamenti climatici hanno e avranno sempre più un impatto potenzialmente distruttivo sulla risorsa.
Qualcosa in smart si sta muovendo, nel senso che ci sono delle collaborazioni con il Politecnico di Torino, che continua a fare delle ricerche. Ecco, sarebbe opportuno che i risultati di queste ricerche che hanno evidenziato gli effetti di questi cambiamenti climatici venissero poi tradotti da parte dei vertici aziendali dell'azienda in azioni opportune per quantomeno contenere gli effetti di questo cambiamento. Come dicevo prima, arrestare il possibile, cercare di rallentarlo e governarlo per preservare questa risorsa. Alla luce di queste considerazioni, insomma, noi auspichiamo, come dire, un miglioramento tra virgolette delle relazioni industriali e quindi un maggior coinvolgimento dei lavoratori nei processi di smart, anche perché, come dire, si sente sempre parlare di valore, di euro, ma come dire, una delle risorse più importanti della smart probabilmente sono i lavoratori, con la loro esperienza e con la loro capacità. Se smart è diventata quello che è diventato un po' anche merito dei lavoratori, non solo dei presidenti e degli amministratori delegati che sono succeduti nel corso degli anni. Volevo ringraziare il Comitato Pubblica per averci invitato, per aver voluto sentire la voce dei lavoratori, che possono dare una visione, come dire, dall'interno dei problemi che attualmente ci sono in smart e che rischiano di essere un ulteriore problema oltre a quelli evidenziati su altri aspetti. Lascerei la parola a